cantiamo il ritornello del Salmo, il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Insieme con il coro. Il tuo calice, canto è il tuo popolo in cammino. Signore.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Stiamo entrando nei giorni santi. Vogliamo entrare proprio come Mosè che vicino al sepolcro, al fuoco, a quel cespuglio che bruciava senza consumarsi, sente una voce. Il Signore che gli dice: Mosè, Mosè, la terra che tu stai calpestando è una terra santa, spoglia i sandali. Ecco, questi giorni è terra santa. Anche noi ci sentiamo invitati dal Signore alla sua cena. Non importa a chi assomigliamo, Lui ci invita. La nostra presenza è dire sì a questo invito. E ci presentiamo come? Ci presentiamo ancora una volta, riconoscendo i nostri peccati. E con tanta fiducia invochiamo il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convitto nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in quale modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio, e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Gloria a te.
siamo invitati alla cena di Gesù. Siamo invitati come i dodici. E quando diciamo dodici, sono persone, hanno dei nomi. Quelli che conosciamo, che ci sono più familiari, sono Pietro, Giovanni, Giuda, che l'ha tradito, Tommaso, Bartolomeo, il nostro patrono, Filippo e tutti gli altri. Quella sera sappiamo che tra di loro c'erano delle discussioni. Avevano capito poco di Gesù, anche se erano stati alcuni anni con lui. La discussione verteva su chi era più importante tra di loro, su chi era superiore agli altri, su chi contava, su chi doveva comandare. In questo contesto, ecco il gesto di Gesù. Si alza da tavola. Lui che in quella sera era il capo famiglia. Era colui che li aveva invitati, che li aveva radunati. Si alza da tavola. Spoglia le vesti. Mette il grembiule dello schiavo. Si abbassa a terra, lava i piedi, ma noi potremmo dire si lascia mettere sotto i piedi. Dopo aver fatto questo, si rimette le vesti e si siede a tavola. L'altro gesto grosso di quella sera è Gesù che prende il pane e dice delle parole enigmatiche, mai nessuno le aveva dette. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto per voi, è il mio corpo, è la mia persona che si spezza per voi. Prendete e bevete, questo è il mio sangue, il sangue della nuova ed eterna alleanza, dell'amicizia, nuovissima e insuperabile. Questo sangue versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Questa sera abbiamo trovato questa croce velata. Domani alle 3, quando sveleremo questa croce, capiremo il significato di questi gesti. Noi domani sera, domani, contempleremo Gesù che viene spogliato. In realtà lui si era già spogliato. Contempleremo Gesù che cade a terra sotto il peso della croce. Ma Gesù aveva già scelto di mettersi sotto i piedi, sotto i nostri piedi. Sembra che l'abbiano arrestato, che sia Giuda che l'ha venduto. In realtà, prendete e mangiate, è lui che si consegna, è lui che si dona. Questo è il mio corpo offerto per voi. Quando il velo viene tolto dalla croce, contempliamo quel corpo offerto, quel corpo offerto. I vostri papà e le vostre mamme, ragazzi, si sono offerti il loro corpo e vi hanno dato la vita. Non solo il corpo, per corpo intendiamo persona, eh? Non solo quattro ossa, un po' di pelle. Del loro offrirsi siete nati voi, siamo nati noi. Dall'offrirsi di Gesù sulla croce, la nostra salvezza. Ancora
questo è il mio sangue versato. Belle quelle parole di Gesù, ma noi domani ricorderemo quando quel soldato con la lancia colpisce Gesù al cuore e dal suo cuore uscirono le ultime gocce di sangue. Ogni volta che noi partecipiamo all'Eucaristia, questo banchetto di nozze, dove il Signore si offre come il pane degli angeli, il pane dei pellegrini, il vero pane dei figli, ecco noi in quel pane che i bambini chiamano spesso particola, ma in quel pane c'è dentro tutto Gesù. Gesù che si lascia mettere sotto i nostri piedi, Gesù che dona se stesso, Gesù che versa tutto il suo sangue e non tiene niente per sé, Gesù che si lascia spogliare, Gesù che continua a perdonarci, Gesù che vuole lavarci i piedi. I due gesti di questa sera, il lavare i piedi. Lavare i piedi e lasciarsi lavare i piedi. Non è facile nella vita. Questa sera, insieme a me, anche i ragazzi, ai loro genitori, compiono un piccolo segno di servizio. Ci sono tanti modi per dire se una persona diventa grande, se diventa matura, se diventa adulta, guardando a Gesù. La vera persona adulta, la vera persona grande, è la persona che si prende cura di qualcuno. È la persona che ha capito che nella vita è bello ricevere ed è altrettanto bello donare. Finché nella vita non si dona, non si serve, non ci si sacrifica, si rimane piccoli bambinoni. Perciò il gesto di questa sera, anche i ragazzi che si sono incamminati verso la cresima, alla scuola di Gesù. La scuola di Gesù si impara a servire, a fare della vita un dono. Certo, è difficile anche lasciarsi lavare i piedi. Questa sera è il primo anno che riusciamo ad avere al completo i genitori dei cresimandi. Gli altri anni avevamo chi si prestava a fare da scorta, ma lasciarsi lavare i piedi, ma non è niente di nuovo. Anche Pietro, il primo degli apostoli, aveva detto a Gesù: Gesù, tu lavi i piedi a me? Ma Gesù, non puoi tu fare questo? Tu lavi i piedi a me? E Gesù che gli dice: guarda che se tu non ti lasci lavare i piedi, guarda che non avrai parte con me, non sarai mio amico, non farai parte. Ecco, lasciarsi lavare i piedi. Lasciarsi lavare i piedi. L'umiltà del lasciarsi lavare i piedi. Sentirci bisognosi che qualcuno ci lavi i piedi. Che qualcuno possa immergere la nostra vita dentro la sua misericordia. Il secondo gesto che ricordo questa sera è quello di quando questa sera ci accosteremo all'Eucarestia. Riceveremo l'Eucarestia col pane e il vino, il pane intinto nel vino, dirò, il corpo e il sangue di Cristo. Lo facciamo una volta all'anno, in occasione del Giovedì Santo. Sarebbe bello poterlo fare tante altre volte, ma cosa volete, il motivo pratico, il tempo. Però questa sera sì, una volta all'anno. Attenzione, quel corpo e sangue che si è immolato sulla croce. E quell'amore però continua ancora.
proprio come quel roveto ardente di cui accennavo all'inizio, al quale si avvicina Mosè. Brucia, illumina, scalda senza consumarsi. È l'amore del Signore. E noi siamo qui, ancora una volta, per scaldarci al fuoco di questo amore.
fratelli e sorelle, in questa celebrazione i nostri cuori si aprono alle dimensioni del mondo, perché è per salvare tutti gli uomini che Cristo si offre al Padre. Con fiducia preghiamo insieme: Signore, pane di vita, ascoltaci. Dona, o Signore, lo Spirito alla Tua Chiesa, guidata da Papa Francesco, perché si unita e ami Te con tutto il cuore e serva i fratelli sull'esempio e con la forza del Cristo. Noi Ti preghiamo. Signore, pane di vita, ascoltaci. Signore, Ti preghiamo per i nostri sacerdoti, Don Giulivo, Don Dario, Don Giuseppe e Don Vittorio, che Tu hai chiamato a servizio sacerdotale. Sostienili nei momenti di sconforto e di difficoltà, perché possano vivere con gioia il loro ministero della nostra comunità. Noi Ti preghiamo. Signore, pane di vita, ascoltaci. Per i bambini che fra poche settimane riceveranno per la prima volta il sacramento della comunione, perché ti sentano vicino e ti riconoscano presente nel pane eucaristico. Noi Ti preghiamo. Signore, pane di vita, ascoltaci. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, è il comandamento che tu, Gesù, ci hai lasciato. Aiutaci a metterlo in pratica e a seguire il tuo esempio, soprattutto con chi facciamo più fatica. Noi ti preghiamo. Signore, pane di vita, ascoltaci. Gesù, facendo la comunione, noi mangiamo e beviamo il tuo corpo e il tuo sangue ed entriamo in comunione con te e con tutti i fratelli. Grazie perché nell'Eucaristia sei diventato il dono più prezioso per noi. Noi ti preghiamo. Signore, pane di vita, ascoltaci. All'inizio della celebrazione sono stati portati gli oli che il Vescovo questa mattina ha benedetto, l'olio dei catecumeni. La nostra preghiera va a tutti i bambini, ma anche i ragazzi, che nella nostra comunità prossimamente riceveranno il battesimo. C'è il crisma che serve per il battesimo, il crisma che è l'unzione del sacramento della cresima, il crisma che serve per consacrare i sacerdoti, vengono unti sulle mani. Col crisma vengono consacrate anche le chiese, ma vogliamo anche qui ricordare tutti coloro che verranno segnati con il sacro crisma, quest'olio profumato. E poi c'è anche l'olio degli infermi, che come dice il Papa non è l'anticipazione o l'introduzione alla chiamata delle pompe funebri, ma l'olio degli infermi che è quel sacramento che ci ricorda che il Signore ci è accanto nell'ora della prova, nell'ora della stanchezza, della malattia, della sofferenza, e il Signore non ci abbandona mai. Perciò la preghiera per chi riceverà la santa unzione, i sofferenti, gli ammalati. Al Signore in questo momento vogliamo consegnare con tanta semplicità tutta la nostra vita. A Lui chiediamo di poter camminare nella Sua volontà, seguendo Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.
sei tu, Signore, dove mi manco. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo, Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna nell'alto del. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra,
con il tuo servo il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale Gesù Cristo nostro Signore fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea e tutti i Santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui Gesù Cristo, nostro Signore, affidò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice delle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti, con la tua croce, risurrezione, salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo la tua maestà divina tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del tuo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina,
perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando il santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai venuto nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Datevi la pace. Facciamo un altro calice.
per accostarci all'Eucaristia, facciamo in questa maniera. Prima riceve l'Eucaristia la corale, perciò vi sedete e cantate. Poi, quando si sono comunicate le ore, scendiamo con calma. Ovviamente l'Eucaristia si riceve in bocca, perché sotto le due specie. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Cantiamo insieme Sei tu, Signore. Questo canto ha come ritornello sempre Sei tu, Signore. Quindi si canta il ritornello, poi cantiamo la strofa e poi ancora Sei tu, Signore. Anche se la melodia è sempre la stessa, sia del ritornello che delle strofe. Tu ci può sempre.
ricordo semplicemente la preghiera per chi si ferma l'adorazione comunitaria, la preghiera personale anche lungo la notte, domani mattina la liturgia dalle ore alle 8, la preghiera dei ragazzi, alle 15 la celebrazione della passione e della morte del Signore. Ascolteremo la passione, la preghiera universale, sveleremo la croce, adoreremo la croce, riceveremo l'Eucaristia consacrata questa sera. E poi domani sera l'appuntamento sarà qua alle 20:30. Visto il tempo, ci troviamo qua alle 20:30. Sono gli adolescenti e i giovani che hanno preparato il momento di domani sera. Mi sembra che chi si è impegnato ce l'ha messa tutta, ha fatto anche le cose bene. Ci aiuteranno a pregare. E poi andiamo avanti. Non suonano le campane, ma ci sono le campane del cuore, le campane dell'amore che ci fanno desiderare di vivere questi giorni col Signore. Preghiamo. Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Don Giuseppe, parroco di grande esperienza, mi ricorda che domani è digiuno e astinenza dalla carne e anche dagli altri vizi. Niente, cantiamo insieme.